di aggregazione, un appuntamento. Un'ora di risate sul palco del Maximol di Pontecagnano grazie alla viscomica di Biagio Izzo, campione di incassi al cinema e in tournée con lo spettacolo È tutto un recito, nell'ambito dei 4 giorni di festa per l'inaugurazione dello store Centro Convenienza a Redi. Lo hai immaginato una pièce teatrale su un divano? Ah, guarda, sarebbe meraviglioso, che sarebbe anche molto comoda farla, visto che io quando faccio teatro sono sempre frenetico, faccio un cuore così, quindi sarebbe veramente da pensarci, da pensarci. Qual è l'ambiente a te più affine, la cucina o la camera da letto per esempio? No, la cucina non capisco niente, grazie a Dio mia moglie che cucina e cucina anche bene, a me piace appunto il divano concilia con il sonno, per fare outing, per stare tranquillo, mi piace guardare la televisione dal divano, però la camera da letto anche per altre cose è buona, no? Oltre a Biagio Izzo, la giornalista Maria Silvia Malvone di Radio Kiss Kiss ha presentato anche il live di Gigi Finizio, gran finale della festa per l'inaugurazione dell'11° store dell'azienda siciliana, leader nel settore della grande distribuzione, visitato da oltre 50.000 persone nei primi 5 giorni di apertura, che hanno potuto anche assaggiare le prelibatezze dei cannoli siciliani. Omar El Jarrah, responsabile marketing del gruppo. È un momento molto importante perché rappresenta il terzo punto che apriamo in Campania. Non è neppure un punto d'arrivo, è un nuovo punto di partenza, perché vi anticipo che presto, l'anno a venire, ci sarà un'ulteriore apertura qui in Campania. Biagio Izzo, prima di salire sul palco, ha spiegato che le nuove agorà dove esibirsi sono proprio i centri commerciali. Io ne ho fatti tantissimi in tutta Italia, dal Piemonte, abbiamo fatti in tutta Italia, perché è un momento di grande aggregazione, c'è la famiglia, c'è la gente vera, c'è il popolo, che le capo piace a me, e quindi... Sono d'accordo con te, sì, secondo me è un posto dove esibirsi, ed è anche difficile esibirsi, non è facile, perché proprio perché c'è molta distrazione, riuscire a catturare l'attenzione di questo tipo di gente qui non è facile.